tentativo di risposta a questo malessere diffuso che riguarda tutti c'è stato nel 2020 con le grandi dimissioni, da cui poi in realtà siamo anche un po' ritornati indietro, o col movimento che è arrivato dall'America adesso che si chiama Quiet Quitting, di cui tu parli comunque nel libro. Ah, sì.